Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi vi voglio proporre una sfida. Mamma mia. Guardate la mia faccia, ok? È decisamente sconvolta, perché sto facendo questa intro dopo che ho già finito i due disegni. Allora, praticamente, cosa ho fatto? Ho realizzato Goku prima con la mano destra e poi con la mano sinistra. Ok, tutta la parte della mano destra non è stata così traumatica, anzi è stata divertente, come se fosse un disegno normale. E mentre io parlo sta già partendo lo speed painting. Guardate che armonia, la voglia di sperimentare l'acquerello su Goku Super Saiyan Blue. Questo è un momento magico perché per la prima volta ho anche disegnato una fan art dedicata a Dragon Ball Super. Personalmente mi fa anche un po' cacare, ma capite, vabbè, lì è un discorso a parte, perché io per Dragon Ball provo questo amore e odio. Io, proprio perché sono un vero fan della saga di Dragon Ball, devo essere il primo a criticare Dragon Ball Super, però chi se ne frega, a me i personaggi piacciono, li adoro. E anche questo Super Saiyan Blue lo adoro e ho voluto realizzarlo. Ah, la bellezza, proprio l'essenza di tutto, distrutto poi dalla seconda illustrazione. E questo è il risultato finale. Non ci ho neanche impiegato tantissimo, devo ammetterlo, è stato bello. Quando una cosa ti piace, come viene. Però questa è la parte destra. È la parte meno travagliata. Mannaggia me, perché ho iniziato con quella. Avrei dovuto prima soffrire col disegno a mano sinistra e poi calmare tutto il mio chakra e tornare ad essere quieto come un Fonzi con il secondo disegno, cioè quello con la mano destra, quella che praticamente utilizzo a fare tutto. Addirittura nel web gira questa leggenda che io ho il braccio destro più grosso di quello sinistro, proprio perché lo utilizzo a fare tutto. Braccio destro, braccio sinistro. C'è una differenza? Oh mio Dio, sì. C'è una grossissima differenza. Capite che io la mano sinistra non la uso a niente, a parte che gesticolare per enfatizzare i miei concetti. Però alla fine ce l'ho fatta. Volete sapere com'è andata a finire? Sciocchi. Ed eccoci qua, la parte più complicata, ma forse anche più divertente di questo video. Oltre a resistere al caldo cocente che mi sta facendo scuoiare man mano che passano i minuti, devo realizzare lo stesso Goku del riquadro a destra nel riquadro a sinistra, ma usando la mano sinistra. Forse qualcuno di voi in questo momento dirà: ma Boban, tu vuoi solamente impressionarci, sono sicuro che tu sei ambidestro e vuoi solamente impressionarci. No, io con la mano sinistra non sono capace a fare nulla, nemmeno a tirarmi una zaganella, giuro. Quindi per me sarà parecchio difficile, ma proviamoci, siamo qui per superare noi stessi, ok? Innanzitutto proviamo ad impugnare, e già parto malissimo perché faccio fatica ad impugnare la matita. Un consiglio che do a me stesso, giustamente, è cercare di mantenere di più o meno gli stessi, leva ste cazzo di cuffie, cercare di mantenere gli stessi pieni e vuoti, cercare di rapportarli più o meno. Mi farò aiutare praticamente dal riquadro, dalle linee, cercando di tracciare delle linee invisibili, ok? Proviamoci. Allora, se so che qui ci starà più o meno la spallina. Ragazzi, voi non immaginate quanto sto facendo fatica a fare quello che sto facendo. Ieri avevo appoggiato la tazza qua sopra, la tazza, come si chiama, il piattino qua sopra, e ha fatto questo buco. Facciamo finta che non esista, magari è tipo un'energia che si sta creando intorno al braccio di Goku. Allora, questa fase di preparazione sarà parecchio lunga, quindi consiglierei tipo di velocizzarla, ok? Buona fortuna a me. Allora,
ragazzi, sono ancora in fase bozza e sto cristonando da mezz'ora. Veramente, perché è impossibile. C'è mille linee, non si capisce un cazzo. Io non oso immaginare cosa verrà fuori quando dovrò andare a fare il line art, cioè tutti i contorni in nero. Vabbè, dai. La cosa bella di tutto questo è che devo cancellare con la gomma, ma sempre con la mano sinistra. E sono incapace a fare perfino quello. A cancellare con la mano sinistra, porca puttana. È una merda. È venuto più sproporzionato, è diverso. Qua tipo si vede ancora il braccio, qua invece no, la testa spostata troppo in là. È una merda. Vabbè, dai. Ragazzi, questa è una fase molto ma molto delicata. Qua bisogna essere precisi, ok? Precisi. Guardate, non so neanche tenere la penna in mano, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Da dove parto? Da dove parto che... parto tipo da qua per allenare un po' il tratto, per allenare un po' la mano. Ok, cerchiamo un pochino di capire. Oddio. Ah, va bene, la prima linea è venuta così così. Ok, quindi... il fatto è che ci sono tante linee. A quale mi affido? Boom. Mamma mia, che precisione! La testa più piccola e la mano più grossa. Ah, ho capito, perché questa è la scena dopo, dove lui ha già, diciamo, la mano in avanti, proiettata in avanti, capito? Ma che ne capite voi? Opla, guardate! La precisione, il viso, devo stare attento a non ciccarlo, cioè il viso è importantissimo. Ah, cos'è sta linea? Ah! No, dovevo partire da sopra, non in su così. Che pirla. Goku ha le ciglia leggermente infoltite, ma questo è un problema suo. Ragazzi, sto sudando come un facocero, veramente, perché voi non potete immaginare la difficoltà nel realizzare una cosa del genere. Mi sto pure pisciando addosso. Ah! Puttana! Ma con questa penna è molto più difficile, ma è il fatto che il viso... Sì, più o meno. Ah, mamma mia. Cioè, più cerco di stare attento e più mi tremano le mani. La mano soprattutto, non le mani. Ah, sì, vabbè. Che cazzo è? Cos'è sta roba? Ditemi, cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Cosa volevo fare? No! Ho fatto una giravolta, la penna è fantastico. Sta pian pianino venendo fuori il Goku con la sua mano gigante, la mano di Gianni Morandi. Questa è la fusione tra Goku e Gianni Morandi. Porca di quella puttana. Veramente, ci ho messo il triplo del tempo rispetto all'altro disegno.
Cioè, sapevo di essere una pippa con la mano sinistra, ma non così pippa da metterci tipo 3 ore, cazzo. E giustamente adesso io devo andarlo a colorare. State scherzando, devo veramente colorare questa cosa qua. Santa pazienza. Iniziamo a fare il primo colore, pieno di briciole di gomma. Però, come sempre, io provo questo... No, sono andato con la mano destra. Vabbè, comunque, mi sembrava di essere troppo bravo con la mano sinistra, invece no, era mano destra. A cazzo. Finito. Ok, l'ultimo tocco sarà ovviamente fare la firma. Sempre con la sinistra, giustamente. Allora, l'ho messo qua in basso. Mouse di merda, levati. Cellulare di merda, levati. C'è un casino qua, voi non potete immaginare. Un pochino forse vedete dall'anteprima qua in basso, però ho sbagliato un po' le proporzioni, ma va benissimo. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di emulare la mia firma. E 17. Voilà. Bellissima. Finalmente ce l'ho fatta. Porca puttana, sto Goku di merda. Sono riuscito a farlo. Eccomi qua, finalmente sono riuscito a finire questo benedetto disegno. È stato veramente un parto travagliato, però sono riuscito decisamente a completarlo. In certi momenti volevo veramente, sto parlando sempre della parte sinistra, attenzione, della parte destra è stato divertente, molto divertente, è stato parecchio snervante, però mi sono divertito, arrabbiato, ma divertito parecchio a realizzare questa challenge. Sì, è una challenge. Mi dispiace, è una sfida di disegno, di creatività. Anzi, vi invito anche voi a provarla. Si chiama Left versus Right, l'ho chiamata così, non lo so, magari esiste già una cosa del genere, ma chi se ne frega. Io l'ho voluta chiamare così, Left versus Right. E ditemi un po'. Tutti coloro che vorranno provare questa sfida, taggatemi su Instagram, oppure mandatemela per messaggio, ma è meglio se mi taggate, magari poi faccio una raccolta dei vostri disegni e la posto io a mia volta. Provateci, trovate il mio profilo Instagram nei link in descrizione. Poi, prima di concludere, importantissimo per tutti coloro che sono di Milano e Genova, c'è un appuntamento che vi dovete segnare sul calendario. Venerdì 30 dalle 19 in poi presso l'Ala Store ci saremo io e Don Alemanno, che faremo il firmacopie di Nazi Vegan Heidi, il fumetto che sta praticamente facendo il botto più totale su Amazon, nelle librerie, eccetera eccetera. Quindi stiamo veramente facendo grandi cose e voi dovete contribuire a questa battaglia. E oltre a Milano c'è anche Genova, subito il giorno dopo, quindi il 1° di luglio, saremo presso la fumetteria Comics Corner, e dopo le 15 ci sarà sempre un firmacopie, ci saremo sempre io e Don Alemanno, cazzeggeremo assieme, portate da bere, mi raccomando, portate voi milanesi qualche specialità meneghina e voi genovesi portate del pesto. Ogni tanto in questi video l'ultimo minuto lo dedico ad un piccolo sfogo. Voglio rispondere a tutte le piccole faccette di cazzo che ogni tanto sotto questi video, dove io disegno, cioè creo qualcosa con le mie mani, mi scassano il cazzo dicendomi: ma Boban, quando è che fai uscire un video come si deve? Allora, piccola faccetta di merda, io per fare questo video del cazzo ci ho impiegato 2 cazzo di giorni, ok? Se per te non significa un video fatto come si deve, devi andare a fare in culo per sempre, continuamente. Cioè, ci dovrebbe essere un girone degli inferi dedicato solamente a te e al gruppo di teste di cazzo che ragionano come te. Dovete essere buttati lì dentro e dovete andare a fare in culo continuamente, ok? Va bene?
Perché non è solo uno, ma sono tanti che me lo scrivono. Boban, quando è che fai un video come si deve? Cosa intendi per video come si deve? Voglio capire. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Per tutti coloro che verranno a Milano e a Genova, ci vediamo domani e dopodomani. Vi voglio bene.